Ciao ragazzi, bentornati alle mie lezioni. Oggi voglio tornare un po' sul mio amato funk. Voglio proporvi un groove, un lick, come si chiama, appunto in questo stile, però utilizzando determinati elementi, perché mi è stato chiesto, una delle domande che ho ricevuto, se io sono un bassista che va tanto out, un bassista che utilizza determinate scale, determinate sostituzioni, quali casi, quali utilizza, su quali cordi, eccetera, eccetera. Ovviamente è un discorso molto lungo che non sono riuscito nemmeno a spiegare concretamente in un libro, figuriamoci in una lezione. Però vi posso dare qualche spunto, in questo caso. Su un giro funk di un accordo, anche perché io diciamo che mi ritengo un bassista abbastanza ovvero in out si intende quando si nota, oggi sono dislessico, si suonano delle note. Cioè, andare out significa quando suoniamo delle note strane agli accordi in questione. Quindi sono un Do maggiore, ci sono Do maggiore di accordo, ci sono un Re bemolle, una nota out. E ci sono degli stili, dei generi musicali che si adattano, cioè si prestano meglio per questa cosa e altri un po' meno. Nelle improvvisazioni, quindi, molti tendono, proprio per creare questi colori particolari delle note out, tendono a uscire, rientrare, quindi questo andare in, out, eccetera. Suonare note strane, poi tornare sulle note dell'accordo e così via. Io non sono un bassista particolarmente out, chiamiamomi così, perché soprattutto non sono un bassista particolarmente fa dei soli così meravigliosi, nel senso l'improvvisazione non è certo il mio forte. Punto più sul groove, tutte queste cose qui. Quando però devo creare appunto dei feel, che possono essere anche proprio delle canzoni funk, ho delle mie. Diciamo, ho dei miei cliché anch'io, nel senso che su un determinato accordo non è che mi segno tutte le possibilità che ho e poi vado a vedere, è una cosa che mi viene distinto. Ho notato che utilizzo molto, ad esempio, parliamo di accordi di settima, quindi oggi vado Mi bemolle settima, se non sbaglio. Quindi l'accordo è composto da Mi bemolle, Sol naturale, Si bemolle e Re bemolle, tonica, terza maggiore, quinta giusta e settima minore, Re bemolle. Su questo tipo di accordo si può veramente utilizzare un sacco di sostituzioni, appunto, di note per un discorso un po' lungo che ho spiegato in altre circostanze, però questi accordi si prestano a essere, diciamo, alterati, ecco, diciamo così. Quindi, la prima cosa che mi accorgo di utilizzare moltissimo su questo tipo di accordi è la terza minore. Infatti, la prima nota, diciamo, out, perché non c'è nell'accordo c'è un sol naturale, e io in questo caso utilizzo molto anche il sol bemolle, quindi la terza minore. Qui sull'accordo così le alterno terza minore, terza maggiore. Questo è uno. Poi, ad esempio, la settima maggiore, quindi invece del Re bemolle, il Re naturale in questo caso. E anche qui le alterno, quindi sull'accordo avrò questo. Questa è un'altra cosa, ma vorrei, cioè
Cioè, voglio proporvi il groove di oggi, che, nel quale ci sono tutte queste cose che vi ho detto ora, ma in particolare l'ho creato, poi me ne sono accorto dopo, utilizzando la famosa, ha detto così, non è del tutto corretto, comunque il famoso tritono, sostituzione del tritono. Brevemente, cos'è il tritono? Sarebbe un accordo costruito. Allora, noi siamo Mi bemolle. Io ho un Mi bemolle settima. Se io vado sul quarto grado aumentato, da qui il tritono, quindi ha una distanza di tre toni, da qui il tritono, quindi vado sulla naturale. Quindi la quarta giusta sarebbe La bemolle. Vado sulla e da La costruisco un accordo di settima, quindi lo stesso tipo di accordo, però costruito sul quarto grado aumentato, avrò il La, il Do diesis, quindi uguale a Re bemolle, quindi avrò la quarta aumentata, la settima minore, chiamiamola così per convenienza, sarebbe una sesta aumentata, poi avrò il Mi, quindi la nona bemolle, sarebbe, si può chiamare anche Fa bemolle, comunque insomma la nona bemolle, e il Sol naturale che abbiamo già visto prima, che è la terza maggiore del Mi bemolle. Quindi avrò diverse note molto caratteristiche, quindi questa nona su questo accordo, io vado a suonare questa nota, il Mi naturale che è molto di effetto. Anche la quarta diesis ovviamente è una nota molto caratteristica. Se poi vado a... E questa è la sostituzione tritono, come concetto generale, diciamo così, ci sarebbe a parlarne tanto. Però, insomma, utilizzare queste note, quindi ogni volta che avete da creare qualcosa, da improvvisare su un accordo di settima, una delle possibilità è quella di prendere le note dell'accordo di settima costruito sul quarto grado aumentato. Quindi se io fossi, per dire, in sol settima, potrei utilizzare le note di do diesis settima, perché do diesis è il quarto grado aumentato di sol, ci costruisco il mio accordo di settima e lo stesso discorso trasposto. Quindi, groove di oggi. Ho appunto, come dicevo prima, utilizzato fondamentalmente la sostituzione del tritono e in più quest'alternanza di terza minore e terza maggiore, che appunto è una delle mie caratteristiche, è una delle cose che utilizzo di più per andare appunto un po' per cercare colori, diciamo, un po' particolari. Allora, la prima battuta, vediamo se riesco ad andare a una velocità decente perché sennò le mie lezioni durano un'ora. Faccio questo. Mi bemolle, ghost, Mi bemolle all'ottava sopra. Subito un bicordo, un accordo, un double stop, come vogliamo chiamarlo. Comunque dal decimo tasto del re, io lo prendo qui, ovviamente come sempre ognuno deve trovare le sue diteggiature. Quindi decimo e undicesimo faccio questo glissato, questo slide, semitono sopra. In questo modo vado a suonare appunto terza minore che è Sol bemolle, e la sesta maggiore che è il Do, e diventano settima minore e terza maggiore. Quindi già ho questo. Terza minore, terza maggiore, sesta maggiore, settima minore. Torno in Mi bemolle. Riprendo gli stessi identici accordi, bicordi. Stavolta parto da sopra, quindi da undicesimo e dodicesimo. Quattro sedicesimi che diventano legati, cioè glissati, insomma.
di nuovo Mi bemolle con le ghost, nuovo accordo, lo prendo qui, non posso prenderlo altrimenti che non mi bastano tasti, quindi l'unica possibilità è questa, sedicesimo tasto della corda di re e diciassettesimo la corda di sol, che diventano col glissato diciassettesimo e diciottesimo. Le note sono sol bemolle, do naturale, che diventano sol naturale e do diesis, sol re bemolle. Quindi più o meno il concetto di prima rigirato. Qui inizio la mia frase col trisono. Faccio un la vuoto. Faccio questa frase. Quindi la vuoto, quarto grado aumentato, la sul dodicesimo tasto, quindi la diesis su 11 sarebbe la stessa nota all'ottava sopra, undicesimo tasto, chiamiamolo do diesis, perché sto pensando in la settima, quindi lo chiamo do diesis, sarebbe una sesta aumentata, o comunque settima minore, re bemolle, uguale. Faccio poi il decimo tasto e torno sull'undicesimo, quindi questo cromatismo. Quindi pure così. Quindi sono appunto settima minore, sesta maggiore, settima minore di Mi bemolle. Se mi riferisco alla settima, immaginario, sarebbe tonica, terza maggiore, terza minore. Terza maggiore e scendo poi sul sol naturale, sul fa diesis, quindi sarebbe settima minore, sesta maggiore di la settima, mi bemolle, quindi rientro sull'accordo mi bemolle, re bemolle. Ho fatto questa escursione, diciamo, sul tritono e poi ritorno in con Mi bemolle e Re bemolle. Terza battuta, ripeto. È praticamente identica alla prima, poi vedete dei piccoli dettagli. Ultima frase, sulla quarta battuta, è questo cromatismo. Parto dal ventesimo tasto della corda di Re, quindi vado molto in alto. Poi faccio una terzina di sedicesimi, quindi abbastanza veloce. Cromatismo che va da Do a Re naturale. Quindi diciannovesimo tasto con la terzina. Arrivo al ventesimo, quindi Mi bemolle. E riscendo identico, però in sedicesimi senza terzina, fino al diciassettesimo, quindi consiglio di farlo lentamente, questo passaggio che non è semplice, quindi partire poi riscendo sul ventesimo della corda di Re, diciannovesimo, diciottesimo, sedicesimo. Quindi il mio groove finisce sulla terza minore di Mi bemolle, sul Sol bemolle. Tanto poi vedete tutto scritto, quindi viene questo. Lentamente
Ve lo vado a suonare con la base, ovviamente ho fatto il mio meglio per darvi qualche indicazione su come andare un po' fuori, un po' in, però in una lezione si fa il giusto. Lo vado a risuonare un pochino, poi ragazzi trovate tutta la base, il PDF, tutto qui al link qui sotto. Spero che le lezioni continuino ad essere interessanti, se non lo sono, mi dispiace, ma ci ho messa veramente tutta. Vado e ci vediamo al prossimo video.